sono regolari per tutti gli atleti, cioè qualche atleta è svantaggiato, qualche altro è avvantaggiato in questo senso. Sì, infatti io dico che sono stati molti atleti che avevano le stesse possibilità di me, però sul poligono arrivavano là, anche Dracev, lui sicuro non vedeva niente, se là se prendi uno è veramente un culo grande, però non so cosa dire, non so. Più chiaro di così Wilfried Pallhuber non poteva essere certamente, e Patrick Bayissalan, questo errore in piedi che potrebbe anche togliergli il titolo, però è in linea per poter ancora ma chi è andato più forte di tutti? È Pier Alberto Carrara, che aveva un decimo posto a 1600 metri dall'arrivo ed è ora ottavo prima dell'arrivo comunque di Bayissalan, che scalzerà se non Muslimo Pier Alberto Carrara e anche Patrick Favre. Non basta per il primo posto Bayissalan, è tutta da vedere, altro che non basta per il primo posto. Dopo una flessione è riuscito a recuperare ed è vicino al traguardo Patrick Bayissalan. Un gran finale per il francese, un gran finale davvero. Non si vede la linea d'arrivo in queste immagini, potrebbe bastare, sì, incredibile, un secondo 9, Bayissalan, formidabile, formidabile davvero, perché nell'ultima parte del tracciato Bayissalan ha dato 13 secondi, 13 incredibili secondi a Muslimov. Patrick Bayissalan a questo punto potrebbe essere titolo, stremato, ma che soddisfazione, che gloria, che trionfo per il francese.